clima infuocato, aria tesa, profumo di derby. Non è e non sarà mai una partita come le altre, ma oggi si sfidano da prima della classe. L'occasione per entrambe di dare una spallata alla diretta concorrente ed un segnale forte al campionato. Non abbiamo mai assistito a un derby così. Non esistono favoriti, sono entrambe lassù, ma per restarci oggi c'è bisogno solo di vincere. Buonasera dal Pala Maserda, Alberto Mazzerla, Enrico Mussato. Siamo pronti per il derby Sporting Altamarca, Mestre Fenice, calcio a 5, sesta giornata del campionato di Serie 2 Elite, girone A. Il Mestre schiera Diodoardo, Vailati, Pires, Bebettigno e Bui, lo Sporting con Miraglia, Cerantola, Rosso, Zaratonello e Carignato. I difensori, qui Pires, se ne va Pires, attenzione Pires, ancora Pires dentro per Bebettigno, viene chiuso da Zaratorello, l'ultimo ancora Borbanabui per Bebettigno, chiude Cerantola, ancora Zaratorello, se ne va Zaratorello, Zaratorello sul fondo, Murga, Carignato, attenzione Bonna, ancora Baron calcia, Nicolò Baron, 1-0 dello Sporting. Un missile da tre quarti campo, Diodoardo non la vede e Baron segna il gol dell'1-0. E quindi palla lunga di Miraglia a cercare Bon che la mette in mezzo, Carignato! Ancora Bebettigno per Maltauro, ancora Bebettigno, Miraglia chiude, ma Bebettigno con lo scavetto. Metà di Bebettigno, non la scopriamo, c'è noi, qui Cerantola e palo! Bui! Miraglia con le mani sul limite dell'area, grande Miraglia due volte, Gabriel Miraglia a chiudere. Centrale è il più pericoloso. Baron calcia, Diodoardo para, ancora Baron col destro. E eccolo qui, il fischio finale del primo tempo, finisce 1-0 la prima frazione per lo Sporting Altamarca, il gol di Nicolò Baron. E si sta adattando benissimo in un ruolo difficile come quello del pivot. Ecco il match che ricomincia con il possesso Sporting, Beniamini qui. Sbaglia Cerantola, palla per Pires, chiude Rosso, provvidenziale sulla linea di porta, prima che arrivi Maltauro. Moscoso per Bui, fucilata qui Boron, attenzione, uno contro uno, Baron! Nicolò Baron, ancora lui, 2-0! Ma che freddezza, in 6 metri, proprio di fronte a Edoardo, fa finta di calciare e la mette giù, poi se la porta e la mette alle spalle di Edoardo, esulta, porta i suoi compagni al 2-0 al Pala Maser, doppietta per questo gran giocatore Nicolò Baron. Attenzione qui, sbaglia, c'è con Murga per Bon, Bon a spazio, finta di Bon, Murga e sbaglia clamorosamente, porta praticamente vuota. Un po' la mano qui, perché probabilmente il calcio sembrava più semplice di quello che era qui. Modesto. Dentro e Filippo Bon fa 3-0. Modesto è andato come un caterpillar su Diodoardo che rimane a terra, è andato un po' mollo. Ma Modesto ha fatto vedere cosa vuol dire andare a giocare con grinta. Poi serve Bon che fa 3-0. E Filippo Bon fa quindi il primo gol stagionale con la maglia Sporting, attenzione Filippo Bon ancora, Filippo Bon serve Modesto e ricambia il favore ed è 4-0, favore ricambiato. Che giocatori, stiamo parlando di giocatori costruiti dalla società Sporting Altamarca fin dalle giovanili, guarda un po', lancio bello di Baron, bello teso sullo spazio per Bon, uno contro uno con Edoardo, le mette di esterno. Di interno destro, scusa, ed ecco lì che Modesto va a siglare il 4-0 al Pala Maser. Che è appena entrato, difficile a qui giocare da più, Miraglia se ne va, attenzione ancora Miraglia, Miraglia viene steso e viene ammonito Bellu. Per Rosso, a spazio Rosso, finta il tiro, scarica Cerantola, attenzione, dentro per Rosso, ancora Cerantola, calcia, alto, bella giocata qui. C'è con calcia, molto morbido Miraglia, al volo, attenzione il drop di Miraglia, Gabriel! Miraglia! 5-0! Il drop, quel cuscinetto, il piede morbido, la palla che lentamente
se ne va e si deposita nel sacco per il 5-0 di Gabriel Miraglia, che segna così il suo secondo gol stagionale in 5 partite. Con la Vailati a imbucare per Pires, cerca la spazio, c'è con calcia Miraglia col petto e poi chiude. Ancora Maltauro per Bui. Maltauro calcia, Miraglia col petto, chiude ancora Miraglia. Carignato, Carignato! Enrico Carignato, 6-0. Vediamo dal replay proposto FP Video Production, è lì, non è pressato, è libero, è al limite dell'area propria con la piattella destra, la allunga fino alla porta avversaria e sigla il 6-0. Cerantola, attenzione, 25 secondi, Cerantola, dentro per Rosso, prova la giocata di prima, Cerantola, vuole il gol Cerantola a tutti i costi, eccolo lì Cerantola, spazio, Cerantola calcia, 7 secondi, Murga, Murga calcia, Jesus Murga, 3 secondi alla fine, fa 7-0, 7-0. Aspettati di gol Alberto. Anche a 3 secondi alla fine, un'opportunità e io vado a siglarla. Bravo Murga, portato a casa il 7-0, Sport Marca passa in vantaggio, guadagna i 3 punti e così sorpassa Mestre Penisi in classifica.